Anna Maria Mozzoni nasce nel 1837 a Milano da una famiglia di origini nobili. Il padre è un matematico, la madre proviene dall'alta borghesia, molto colta. Nonostante questo, per permettere ai fratelli di accedere alle migliori scuole della città, Anna Maria viene mandata nel collegio delle fanciulle nobili e povere, un ambiente reazionario e tradizionalista che lei criticherà duramente. Finito il collegio, si chiude nella biblioteca di famiglia, colmo di libri illuministici e di romanzieri contemporanei. Ispirata dal movimento delle suffragette nato in Inghilterra, Anna Maria Mozzoni fu tessitrice di associazioni, leghe, movimenti, ma fu anche scrittrice di saggi, giornalista, ispiratrice di riviste. Portò avanti la sua idea politica che alla base aveva la totale parità dei diritti tra uomini e donne. Si alleò a quei partiti e a quei movimenti che nascevano per farsi paladini dei diritti civili e delle questioni sociali, ma non accettò mai l'idea che l'emancipazione delle donne fosse relegata a obiettivo secondario. La rivendicazione dei diritti della donna era per lei la suprema, la più vasta, la più radicale delle questioni sociali. Inoltre pensava che l'iniziativa delle riforme dovesse essere delle donne, organizzata a questo scopo, perché i diritti e le libertà ottenute in dono sono illusorie. Nel libro La donna e i suoi rapporti sociali del 1864 è già chiara la sua posizione, è nel lavoro e nell'istruzione la chiave dell'emancipazione delle donne. Nel 1881 fonda un'associazione indipendente, la Lega Promotrice degli Interessi Femminili. Nel 1888 aderisce al Partito Operaio Italiano, ma non a quello socialista, perché, dichiara in una conferenza, i socialisti pensano che la questione femminile si risolverà da sola quando saranno riconosciuti i diritti dei lavoratori. Per lei non è e non sarà così. Il principale obiettivo del femminismo di quell'epoca era il voto. La sua prima petizione per ottenere il voto femminile fu presentata in Parlamento nel 1877. La seconda, firmata da 20 donne di prestigio, tra cui anche Maria Montessori, fu presentata nel 1906 e portò a un lungo dibattito parlamentare. La legge del 1912, tuttavia, escluse le donne dal voto. Questa dura sconfitta porterà alla frantumazione del movimento. Della vita privata di Anna Maria Mozzoni si sa poco. Ebbe una figlia a cui dette il proprio cognome. Si sposò molto tardi con il conte Malatesta. Nel 1894 i due si trasferirono a Roma. Dopo il voto non concesso del 1912, Anna Maria Mozzoni si ritirò dalla vita politica e morì a Roma nel 1920. Dopo la sua morte fu presto dimenticata. Solo nella seconda metà del Novecento i nuovi studi di storia delle donne hanno riscoperto colei che probabilmente è stata la più importante femminista italiana dell'Ottocento.